Buon pomeriggio, eccoci qui, nuovo appuntamento, World Talking Conversation, ore 18 puntuali. E oggi, come vedete, un filtro un po' 60 anche per il look che oggi ho messo. Intanto incomincio a salutare. Ciao Chiara, benvenuta al Siria, amore. Mua, ciao Siria. E infatti vedo Siria e quindi è inevitabile parlarvi dell'ospite che sta per arrivare. Ciao Romina, amore, benvenuta. Vi piace questo filtro un po' più 60 oggi con il look che ho messo? Che preannuncia, come stavo dicendo, l'ospite di oggi. Oggi parliamo di wedding, ma non solo, perché siamo in compagnia dell'Atelier Core Milano e in particolare la titolare, Chiara Vitale. Grazie Romy! Ma sai, ci divertiamo, voglio dire, questi vestiti in questo momento che non possiamo metterli fuori, almeno per le dirette, no? Funzionano. E poi comunque il trucco poi ve lo faccio vedere quando sono con Chiara, anche quella al naturale, diciamo, senza il filtro. Ciao Alberto! Benvenuto Alberto. E quindi un'amicizia, anche questa nata su uno shooting, ma poi ve lo racconteremo insieme. Grazie Romina, grazie del sostegno. E oggi vi dicevo, non parliamo soltanto di wedding, ma parliamo anche di quello che può essere un abbigliamento elegante su misura pensato per tutte le donne. Lei è bravissima, è una persona di grande cuore. Ciao Donatella, amore, benvenuta. Una persona di grande cuore, una persona che mette veramente anche lei tutto quello che fa a disposizione delle donne che si affidano chiaramente alla sua esperienza, alla capacità che ha di esprimere al meglio i sentimenti e convertirli in meravigliosi abiti da cerimonia e anche chiaramente da sposa. Chi di voi ha visto le mie storie passando avrà visto anche un video ed è proprio uno degli ultimi video realizzati durante l'ultimo VOR Wedding Editorial fatto a gennaio, che ancora ovviamente non abbiamo potuto far uscire pubblicamente, quindi tranne che passaggio nelle stories così, ancora non è edito, per quello che sarà il magazine che conterrà anche il servizio fotografico, dove appunto Chiara mi ha sostenuta con i suoi meravigliosi abiti. Ora vedo che Chiara, come Atelier Core Milano, è già in linea e quindi le chiedo di mandarmi la richiesta di partecipazione in maniera tale che saremo insieme. Hai visto Paolo oggi? Oggi sono molto 60. E quindi vi dicevo, sono in attesa che l'ospite si colleghi in maniera tale da poter documentare un po' di lavoro fatto insieme e capire anche quelle che potrebbero essere le previsioni per le tante persone, per esempio, che in questo momento hanno dovuto posticipare. Ciao Chiara, amore! Guarda che look, Chiara, oggi faremo questo eyeliner la prossima volta. Ci stai? Ok, allora, evidentemente mi ha inviato la richiesta ed è passata tra le tante, e allora io farei così. Vado qui e ecco qui. Vedete il trucco reale qual è? Trucco oggi molto celeste. Eccoti, ciao! Io mi volevo fare vedere con questo filtro oggi, hai visto? Proprio 60. 60 in tuo omaggio. Guarda, guarda che abito meraviglioso mi sono messa, perché oggi parliamo di collezioni meravigliose, quindi insomma non mi potevo presentare in una maniera meno adeguata. Meravigliosi. Allora, io ti ho presentato, infatti, qui c'è tantissima gente del settore che chiaramente è curiosissima di sapere anche da te, vista la situazione, come si stanno muovendo i designer che ovviamente hanno, così come quelli del prêt-à-porter, così come quelli dell'haute couture, in questo momento siamo tutti fermi, no? Quindi cosa sta preparando Chiara? Poi faremo vedere delle immagini della tua ultima collezione, però ti volevo presentare, ho detto e ho anticipato che ci siamo conosciuti su un set romano e poi da lì c'è stata una bellissima evoluzione che è diventata subito un'amicizia, immediatamente.
ci siamo conosciuti sul set romano per vie indirette, perché questo oltretutto è importante sottolinearlo, nel senso che io per motivi personali non ero direttamente sul set, ma c'era la mia assistente, C'era Lea. era Lea, e come si chiama? Però nel frattempo ho ricevuto parole sul tuo lavoro stupendo, quindi alla fine era come se fossi stata presente e t'avessi già conosciuto, indipendentemente dal non averti visto fisicamente. Ecco, e con questo possiamo anche lanciare appunto un bel messaggio. Grazie alle tue parole, ti ringrazio perché chiaramente fare le cose con amore, che è quel tink che mi porto sia a livello personale sia a livello di azienda, no? Quel give love first, cerco di metterlo in pratica perché non deve esserci tra il dire e il fare di mezzo il mare, ma io sono una persona poi anche concreta, oltre che essere estrosa, mi diverto, chiaramente come tutti gli artisti. Ho una mia visione e quindi la pubblico in tutte le cose che creo, però sicuramente avere come ricevere come complimento il fatto che anche lì dove non c'è proprio il designer e lo shooting, diciamo, viene interpretato bene o addirittura meglio di come te l'eri aspettato. Questo sicuramente è la cosa che a tutti i makeup artist che sono collegati, i consulenti d'immagine che hanno fatto corsi con me, sanno e ribadisco sempre quanto è fondamentale, non solo nella tecnica, ma anche nell'espressione di sé, come ci si muove, come si lavora. È una firma, no? Sostanzialmente quella che si lascia. E quando la si lascia bene, succedono delle cose meravigliose perché ci si connette. E nel corso della vita le connessioni sono poi la base del nostro lavoro. Infatti io ho sempre in mente quella giornata che con grande dispiacere non potevo esserci, ma io a un certo punto, che normalmente tu sai, amo essere in prima persona, in prima tuta, ma non perché non mi fidi delle persone, ma perché mi piace il lavoro in partenza. Certo, lo so. La telefonata di prima mattina, e quando da parte di lei mi è stato detto: siamo non in mani eccellenti, di più basta. Io ero serenissima, ho passato, anche se in lontananza, ero tranquillissima. E Quindi io di questo ovviamente ne sono molto felice, anche perché poi questo mi ha dato la possibilità di venirti a trovare nel tuo showroom a Milano, che ricordiamo appunto è in pieno centro, quindi per le persone che vogliono anche venire a scoprire, poi dopo che faremo vedere parte della tua collezione, diciamo dove esattamente quando usciremo dal lockdown, se vogliono venirti a trovare, dov'è che ti trovano esattamente? l'indirizzo esatto è Corso Venezia 2A, ma in realtà è alle spalle della chiesa di San Babila, sopra il teatro San Babila. È una nicchia un po' nascosta, ma perché rientra un po' nel mood dell'atelier, di essere qualche cosa di nicchia, nascosto, caloroso. Infatti, esattamente, perché nella presentazione che ho fatto di te, ma che è una presentazione che ti corrisponde perfettamente, perché oltre ai miei follower ci saranno sicuramente persone nelle dirette che seguono anche te e che quindi possono confermare quello che dico quando, così come lo stesso amore che metto io nel seguire uno shooting o seguire un cliente, è quello che metti tu nella costruzione, nell'ideazione di un abito che poi può, per il giorno del matrimonio, rimanere chiaramente come idea del per sempre, oppure per un invitato che invece vuole chiaramente essere capito, interpretato e quindi scegliere un abito non perché mette un vestito, ma perché indossa qualcosa che amplifica la manifestazione di sé. E non solo, anche per abiti da tutti i giorni, così come per gli accessori da tutti i giorni. Quindi, onestamente, quindi non c'è soltanto, come hai spiegato, diciamo così, la fascia bridal specifica o cerimonia, ma di fatto c'è anche quella di tutti i giorni, perché parto dal presupposto che una donna si deve sentire donna anche tutti i giorni. Assolutamente, intanto saluto parecchia gente che si è collegata, benvenuto Raffaele e poi tra l'altro appunto vedo che qualcuno spende delle parole sull'onda di quello che stiamo dicendo, Top Chiara ci mette il cuore con il suo lavoro, quindi diamo un saluto anche a White Tulipa Wedding Planner,
che ovviamente sarà una delle persone che si è trovata a capire esattamente quello che stiamo dicendo nel suo lavoro. Sì, perché comunque sia si creano appunto sull'onda di quello che dicevi tu delle bellissime sinergie con le persone, perché io parto dal presupposto e ne parlavo, guarda, non più tardi di ieri sera con due mie collaboratrici del fattore che quello che in un certo senso è un po' il nostro punto di forza è il fattore che al di là di metterci il cuore, in un confronto che facevamo molto semplice, serale, al di là di metterci il cuore, noi veramente amiamo il lavorare in team, ma il team è vero, quello della sinergia, e del, riuscire a far filtrare ciò che uno ha più forte nell'altro, così come al contrario. E questo poi alla fine è vincente, perché è il vero lavoro di team, non quello che tanti dicono, lavoriamo in team, e poi in realtà mi spiace dover dire proprio del tutto così non è. Ecco, insomma. Lo so e chiaramente sono pienamente d'accordo con te perché tu sai che da libera professionista, che lo sono stata insomma per 25 anni, poi negli ultimi 5 ho dato proprio vita a quello che è un progetto iniziato nel 2012 che è la mia linea di make-up e in questa fase anche da imprenditrice oggi mi sento anche responsabile di tutte quelle che sono le anime che si sono legate al mio progetto e che costituiscono la mia famiglia in ogni parte d'Italia. È bellissimo quando siamo tutte insieme, ma è molto bello anche sentirci a distanza, in quella volontà di essere, come dici tu, un team e quindi di sentirsi parte di questo team dove quello che tu apporti è qualcosa che non va nel singolo, ma va per il gruppo. E quindi soltanto la forza del team può farci arrivare da qualche parte. E quindi questo anche nella nostra sinergia, che anche se attualmente ancora causa Covid, siamo bloccati, però noi sappiamo bene che abbiamo dei progetti in mente di fare delle belle cose. E peraltro a gennaio, infatti, ne è venuto fuori un servizio fotografico dove tu ti sei completamente affidata a quello che io volevo realizzare e quindi ti ringrazio. E poi l'esito finale è piaciuto molto anche Moltissimo. a te. Infatti, guarda, la considerazione pensando a shooting, a quella giornata, a parte, vabbè, la bellezza della giornata trascorsa, proprio ritorniamo sull'argomento di prima con persone che nel mio caso, a parte la conoscenza con te, le altre io non conoscevo, ma alla fine si è creata immediatamente questa atmosfera calda, calorosa, quindi io che avevo magari un po' timore, cose invece, devo dire, immediatamente entrata in sintonia con tutti quanti. E poi la cosa, devo dirti, che per me è stata importante, è perché è vero, io mi sono, in un certo senso, perché mi fidavo di te, ma mi sono un pochettino abbandonata a questa cosa, che per il mood dei miei abiti era, diciamo, al netto opposto, perché un unconventional bridal è comunque sia abbastanza agli antipodi di quello che è un pochettino il mood Chiara Vitale bridal. E quindi sai, un pochettino inizialmente, pur avendo immensa fiducia, però inizialmente un pochettino di timore di come sarebbe potuto risultare alla fine il lavoro c'era. Niente, sono stata felicissima. Ma Anzi. infatti, io ho qualche immagine da mostrare alle persone che sono qui con noi, dove per esempio inizierei nel farti vedere questa foto che ci ritrae tutti quanti insieme e anzi farei questo in maniera tale da... Hola, aspetta un attimo, eccoci qua, rigiro questa camera così, perché sennò, ecco qua. Bellissimo. Che siamo tutti quanti insieme alla fine di questo shooting che abbiamo fatto. Giornata stupenda, impegnativa ma stupenda, bellissima. Infatti, un grazie enorme chiaramente anche alla produzione nella figura di Mira Possolake,
che è la persona che appunto a breve, appena la situazione Covid ci permetterà di poter documentare fotograficamente il lavoro che abbiamo fatto, le foto sono pronte, ma sono chiaramente in questo momento nell'archivio perché la moda in questo momento è ferma, l'editoria è ferma. Però abbiamo voluto comunque mandare avanti anche il video e quindi ringrazio anche Falù, che è stata la persona che mi segue sempre e tu sai quanto cuore ci hanno messo anche loro nel fare appunto il video e nel fare tutto quello che gli ho chiesto. Ringrazio Luca Condorelli, che è stato il fotografo che si è occupato del set, tutte le modelle e in particolare appunto la Major Model Milano, con cui collaboro spesso nella figura di Valentina Vespasiani. E chiaramente le tre mie amiche modelle, che sono la Gabriele e la Daria Balocco e la Mariana Magalhães, che appunto sono un pezzo di cuore. Oltre chiaramente alle mie collaboratrici, che erano Chiara, Simona e Chiara, Simona e me ne manca una, ma adesso vi verrò in mente. Ah, e la Gangi, chiaramente. Quindi eravamo veramente tante persone, però come hai visto anche le modelle. In ogni caso, fino alla fine sono rimaste con noi, si sono divertite. Che la cosa particolare, quella che ti dicevo, che normalmente nei set che non sono le mie produzioni, ma dove la vado a lavorare per qualcun altro, non si respira mai questa energia così grande come l'energia che poi permette a tutti di rimanere fi lì fino alla fine e il tempo praticamente tu non ti sei accorto che è passata una giornata intera, no? Perché Quindi. alla mattina prestissimo e abbiamo terminato alla sera, ma alla fine senza rendersi conto delle ore trascorse, perché appunto tutto è scivolato via giocosamente, attenzione, giocosamente, con grande professionalità, ma giocosamente, e questo importantissimo per la sera, per cui tutti quanti poi alla fine sentiti partecipi importanti, utili, scambio anche di situazioni in fase di set di aiuto, quindi secondo me questo è proprio il bello, ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. E peraltro io ho caricato anche il video. Nel frattempo puoi vedere che mi ero messa proprio tutte delle ciglia anche celesti, a parte il filtro, proprio per in tuo onore sono tutta turchese oggi. Grazie. Allora, volevo mostrare, vediamo se riesco a trovarlo perché eccolo qua, il video che sta passando in questo momento. Magari provo a rimpicciolire la mia immagine e a ingrandire, eccoci qua, che mostra infatti il video dell'Unconventional Tale che abbiamo organizzato appunto a gennaio con le nostre modelle e con i tuoi splendidi abiti. Grazie. No, devo dire che oltretutto da parte tua c'è stata una richiesta sulla scelta dei diversi abiti che è stata molto particolare e molto omogenea, nel senso di variando dall'abito più classico all'abito particolare nel tessuto. Dall'abito da cerimonia corto all'abito lungo, quindi proprio un amalgama della situazione eccellente, per cui c'è stata la possibilità anche per quanto riguarda le mie creazioni di poter anche in un certo senso fare un piccolo excursus di quelle che sono le diverse cose, perché è chiaro che tante volte magari quando si fanno lo sai di me, gli shooting si dà un taglio di un certo tipo. Invece, in questo modo c'è stata proprio la possibilità di mostrare anche diverse cose, diversi stili, diversi tessuti. Quindi è stato veramente molto bello. Il video bellissimo. Mi immagino che le foto, che lo so perché ho visto lavorare, saranno Sono splendide, le foto sono meravigliose e sono. devo dirti anche, aggiungo, che le modelle, anche nella scelta delle modelle, perché quando organizzo uno shooting che chiaramente è organizzato dalla mia produzione, quindi non è un lavoro che mi viene affidato dove ovviamente io faccio il mio lavoro, mi curo il mio reparto, ma invece quando la responsabilità è proprio quello di un VOR editorial, quindi creato con la produzione del mio team.
È chiaro che lì c'è un interesse generale nel valutare un po' tutto. Quindi, quando tu mi hai mostrato i capi che erano a disposizione, anche nella scelta delle modelle, fortunatamente sono state le modelle che avrei desiderato proprio avere, quelle lì che indossassero ognuno il capo perché l'hanno saputo interpretare, e quello è fondamentale. Ho valorizzato molto, cioè sono riusciti comunque sia in base anche alla modella, grazie alla modella, a valorizzare ancora di più sicuramente il capo, quindi questo è stato molto importante. Eh sì, devo dire proprio sì. E adesso farei vedere invece qualche foto del servizio di cui abbiamo parlato, proprio con cui ci siamo conosciute, che era appunto un'idea di creare un mood anni 50, Siria Magnifica, come modella che impersonificava questa pin-up che si va a sposare, no? Perché sostanzialmente era quella l'idea. E quindi non so se la foto la vedete bene, oppure se preferite che la metto più piccola, quindi fatemi sapere anche voi pubblico se la vedete bene così o se la vediamo meglio nell'altra maniera. Così come quest'altra immagine, però io vedo per esempio la testa, quindi ritengo che anche se sia più piccola è preferibile vederla così, perché chiaramente almeno le possiamo documentare, no? È un momento in cui praticamente, anche se siamo in Italia, sembra che i tuoi abiti si siano spostati in un'America old style. Anche qua la cosa bella, e appunto ritorniamo al discorso di prima, è che la richiesta, sai che ci è arrivata da una terza persona, no? Che aveva chiesto i miei abiti per questo shooting e la tua collaborazione. Quindi in un certo senso passami totalmente sconosciute l'una all'altra. E a maggior ragione rispetto all'ultimo shooting in cui sai che io ti ho già ringraziato tanto e te ne ringrazio ancora, mi hai voluto coinvolgere. In quel caso addirittura non ci conoscevamo neanche, quindi c'è stata una richiesta di un terzo, ma nonostante questa mancanza di essersi addirittura visti anche o parlati prima dello shooting è scattato questa grossa sinergia e Ti devo devo dire dire che sicuramente questo è un consiglio, scusa che ho interrotto, ma è un consiglio anche per i truccatori che sono all'ascolto e che chiaramente affidano a me anche a livello di esperienza sui set qualche parola spesa in più su come migliorare le proprie prestazioni quando si è su un set, no? E lo commentavo con un caro collega proprio scorsa settimana, che è Fausto Cavaleri, con cui quello che dicevamo è che alle volte anche il fotografo non ha la tua stessa visione, ma questo non significa però che la visione del fotografo sia meglio della tua. Quindi bisogna sempre in una maniera carina, perché poi il fotografo ovviamente vive dei suoi umori, lo sappiamo, comunque aiutarlo nella visione, perché il truccatore, il parrucchiere, insomma, del set, avendo una grande capacità e avendo visto tante volte magari una certa immagine che non è mai la stessa, ovviamente, però la ricorda, quindi come stile, come mood, affidarsi significa poi la realizzazione di un servizio, perché se tu incominci ad avere invece un fotografo che ti dice no, ma il capello così no, no, ma il trucco così no, chiaramente si crea quello squilibrio di cui stavamo parlando. E invece devo dire che almeno in questo siamo state fortunate, perché comunque il fotografo si è affidato anche un po' al mio gusto stilistico, e quindi quello che è venuto fuori ne sono molto molto contenta. Infatti, continuando, abbiamo delle immagini mentre io sto intrecciando pezzi di stoffa che mi erano stati affidati da Lea per creare, per confezionare, dipendentemente dall'abito, anche un accessorio che potesse essere in stile chiaramente con l'abito, no? Quindi siamo passati nel farne veramente tanti di diversi, come anche questa bellissima immagine di Siria, che appunto in questa versione black and white ha questa acconciatura che secondo me sposa bene anche con la maglietta con il collo alto, quindi con questa chemisier di sopra,
che chiaramente aveva bisogno di avere qualcosa che la lasciasse libera proprio in questa zona. Trucco bellissimo, forte, ma comunque mantenendo la raffinatezza e la Sì, superficie. e tra l'altro, se ricordo bene, nelle foto che avevo selezionato, perché c'erano appunto vari momenti, c'era anche questo molto bello, perché questo, per esempio, in bianco e nero così, sembrano veramente due immagini tratte, non lo so, da uno dei vari looks anni 50, no? Quelle meravigliose copertine delle riviste di una volta. Cartoline di un'altra epoca, cioè hanno proprio Esattamente. cartoline di un'altra epoca. Allora, ti saluta la Veronica Flores, un grande abbraccio da Panama, Ella. Benvenuti, benvenuti. Ecco, questa è la parte, devo dirti, che da quando ho creato questo momento del world talking, la bellezza è proprio il fatto di scambiarsi informazioni e in questo modo arrivare ovunque, perché un conto è che tu metti un video o una foto che parla di te, parla del tuo lavoro, e anche quello sicuramente nell'ambito dell'immagine dei social ha una sua importanza. Però invece poi quando c'è una diretta, le persone ti sentono parlare e se ti cominciano a seguire nelle varie ospitate che fai, senti che più o meno c'è un allineamento da parte delle persone che hanno collaborato con te di vecchia data, di nuova data. Quello fa la differenza perché chiaramente dietro a questo mondo le persone non possono sapere realmente chi c'è e avere invece quella connessione che permette, tramite le persone che ti conoscono nella realtà, di poter estendere la tua immagine di chi sei anche sul web, devo dire, è molto molto interessante. In questo periodo è stato anche molto fruttuoso, quindi avere unito tantissime persone che non vedevo e non sentivo da tanto tempo. In questa occasione, andando un pochino più lentamente, si ha anche il tempo di fare questo. Prima magari non si potevano sicuramente, a cui non ci si poteva dedicare, Ecco questo. qua, questa per esempio è un'immagine di Siria che amo moltissimo, no? Perché avevo creato questo, diciamo, questa acconciatura utilizzando le sue punte più chiare ed è stato molto bello perché lo trovo raffinatissimo. Molto bon ton, ma con un tocco di modernità. Mi piace moltissimo questa foto. Molto. Come a me piace moltissimo, ecco, questa cosa la trovo bellissima perché quando c'è questo intreccio della stoffa in mezzo ai capelli, molto molto bello, e anche l'acconciatura con l'abito a bustier, proprio l'abito specifico matrimonio, proprio prettamente anni 50, bellissima, bellissima. Esatto, ecco, anche questo è molto molto importante, per esempio, nel mio mettermi a disposizione per voi, quando chiaramente vedo un abito, chiaramente facendo entrambe le cose, cioè facendo sia il trucco che i capelli, mi piace moltissimo poter fare tutte e due le cose insieme proprio perché trovo che ci sia un allineamento in quello che è il pensiero che tu hai. A volte invece, quando lavori con un altro parrucchiere, con un hairstylist, l'idea potrebbe non essere la stessa, no? Quindi magari il truccatore va in una direzione, il parrucchiere va in un'altra e non c'è questo trend union che invece qui chiaramente è visibile, no? Infatti, White Tulipas ci sta dicendo bellissima questa immagine, molto bon ton. Grazie, grazie, ne siamo convinti anche noi. Questo è un altro momento in cui io mi sto dedicando a fare un po' di coccole a Siria. Sempre Sì, che è stata di quella giornata. molto, si è sentita molto coccolata e ovattata, quindi questo sai, vuol dire anche tanto, vuol dire molto, rientra proprio nel discorso di prima e quindi seguita al 100%. Bella, Esattamente. Esattamente. Allora, Chiara, dopo aver visto invece queste immagini che così abbiamo documentato anche alle persone che piacevolmente stanno passando già questa mezz'ora con noi, perché poi il tempo nel mio salotto passa in una maniera incredibile. Te ne rendi conto, ma tutti quanti mi dicono: ma com'è che è già passato un'ora? Perché passa velocissimamente. E volevo invece incominciare a mostrare alle persone che sono qui con noi qualche capo della tua ultima collezione, così magari tu ce lo documenti anche, perché io ho una mia particolare visione nell'avere visto la prima volta proprio in occasione dello shooting di gennaio, dove tu mi hai mostrato tutta la collezione, quindi io avevo già queste foto di repertorio.
E quello che, su cui io mi sono concentrata te lo dico dopo. Intanto inizio a mandare una serie di immagini. Per esempio, questo è un abito della tua ultima collezione. Diciamo, l'abito da cui è nata l'ultima collezione, porta un nome che ha in sé tutto un programma perché è modello regina. Devi sapere che questo abito, tra parentesi, che è della collezione 2020-2021, era già da noi, come si chiama, presentato in super anteprima rispetto alla nostra presentazione al 26 di novembre, mesi prima, proprio come anticipazione. Ed è, secondo me, l'abito per eccellenza nella sua regalità, pulizia delle forme. Con questo dettaglio particolarissimo, abito pulitissimo, scolpito quasi sulla modella, sulla persona, con questa sua particolarità di questa tiara nei capelli, dove tra l'altro abbiamo alternato in una circostanza, nel preview avevamo fatto addirittura una tiara con Swarovski da cui partiva il velo. In questo caso abbiamo inserito quest'altra tiara non meno preziosa, ma tirata con tutto il tulle a fregio, da cui parte il velo. Faccio una precisazione, questo per molti che mi conoscono lo sanno, ma per chi non mi conosce, è chiaro che due cose sono importanti. Innanzitutto, quando io vado a creare una per me è sempre importantissimo, e questo te l'ho raccontato, in un certo senso, creare una fiaba e avere un filo conduttore. Cioè, per me la creazione di una collezione non è la creazione di tot modelli presentati così. No, io devo dentro di me aver costruito la fiaba. E tra l'altro questa collezione veniva da una precedente collezione, e colgo l'occasione perché ce l'abbiamo in linea, di una presentazione a Panama, basata sulla presentazione dell'anno prima, dello stagno, basata sullo stagno, riprendendo la rana dorata, è nata la nuova fiaba di quest'anno, dove tra l'altro come leitmotiv a questo discorso della libellula. Hola, ecco che ci siamo arrivati. Eccola. Ciao Clara, benvenuta, amore. E di fatto è stata una collezione molto particolare, perché anche dalle foto che vedremo c'è stato un focalizzare moltissimo l'attenzione, cioè non focalizzare, risottolineare quelli che sono alcuni capisaldi, e che continuano ad essere capisaldi di Atelier Core Chiara Vitale, quindi il legame con il concetto del mondo greco-romano, quindi questa prima capsula tutta in micado con abiti plastici, scolpiti nei dettagli pulitissimi, con dei dettagli di questo tulle ricamato a fregio, proprio che riprende il fregio dei templi. Il passaggio poi nella seconda capsula di un altro caposaldo dell'atelier mio, che è il discorso della danza, quindi tutti degli abiti in tulle, dove abbiamo puntato tanto su un discorso, in questo caso, della cerimonia, quindi un passaggio dell'utilizzo del tulle non soltanto per la sposa, ma anche per la cerimonia. E tra l'altro con l'uso del tulle, ma in una maniera un pochettino più stravagante, quindi una scelta di colori un po' particolari, anche a volte accesi in un arcobaleno unico. Guarda, infatti faccio un salto su, ovviamente, su uno dei capi che come colore io adoro, ovviamente. Cioè, se tu esamini proprio il chiaroscuro dei miei capelli, se mi metto quell'abito lì, ragazzi, cioè la fatina proprio.
Adoro questa tonalità. Però oltre a questo hai creato delle collezioni anche, e quindi la bellezza è proprio questo, no? Sai, io spesso, per esempio, nell'attività come consulente d'immagine, quando devo consigliare a una cliente, sia che sia l'abito da sposa, sia che sia l'abito per andare ad una cerimonia, Chiara Gardella, questi cuori sono meravigliosi, tutti lilla. E dicevo, la bellezza nel vedere questi abiti. Per quanto riguarda proprio il lavoro da consulente d'immagine, immagino per esempio la declinazione solare come questa, quindi di un colore vibrante, di un colore estremamente estivo, rispetto a questo lilla che invece è più lunare, più delicato e quindi che va bene per un tipo di donna con un tipo di carnagione, con un tipo di capello. Però la possibilità di scegliere quindi sostanzialmente l'abito. Anche con sfumature di colore che appunto da quello che è il colore primario poi sfociano più verso la declinazione solare o lunare è qualcosa di meraviglioso, come per esempio Brava. questa turchese acquamarina che è qualcosa di fantastico, bellissimo. Dei miei, questo mento ha una storia, Vale. Allora, quando, perché poi, sai, per noi, giustamente per chi guarda le fotografie, sono degli abiti, ma dietro ad ogni abito ti assicuro che, per noi creatori e il team al completo, ogni abito ha una sua storia. Guarda, lo posso immaginare. Adesso si è collegato un carissimo amico, un altro designer d'eccellenza della Sicilia, che è Marco Strano Atelier, che avrò ospite la prossima settimana. Con Marco ci conosciamo da 25 anni, se non di più. Questo per dirti appunto quello che ti dico sui clienti, poi vecchi o nuovi che siano, se si lavora bene, si mantengono le connessioni perché ovviamente c'è quel filo sottile dell'interpretazione. Eccolo Marco, amore mio, non vedo l'ora che facciamo la puntata io e te, anche lui, che appunto a Catania, quando presenta questa sua collezione magnifica dentro la Villa Scena, che è uno scenario magnifico che è Villa Mignanelli, anche lì capisco in ogni collezione di ogni designer che seguo quanto amore, quanta pazienza, quanta cura per ogni abito, perché appunto chiariamolo, un conto è rappresentare e disegnare degli abiti unici, un conto, senza togliere nulla ovviamente a quello che invece è la filiera della produzione del prêt-à-porter, dell'andare invece chiaramente a livello industriale, però è chiaro che quello che tu paghi è l'unicità di un capo che ti viene proprio disegnato su misura. Che sono due filoni non contrastanti l'uno con l'altro, sono due scelte diverse, sono anche due filosofie differenti, nel senso di dire che chi fa la scelta, e qua era l'altra precisazione che volevo farti, chi fa la scelta comunque sia di affidarsi ad un discorso di un atelier, come può essere il mio atelier, attenzione. Quello che io lancio con la mia collezione annuale, in realtà sono, ok, quello che nasce dal mio cuore, dal mio lavoro, dal lavoro di team, di squadra, però in realtà per me è importante che siano a volte soltanto degli spunti per la sposa che arriva, perché comunque sia, la cosa importante è che siano degli spunti, ma la sposa arrivi a costruirsi la, e parlo, attenzione, la sposa, ma apriamo la parentesi, non solo la sposa, Esatto, te lo volevo dire, non solo la sposa, perché per la sposa. esempio io che sono una donna molto esigente, no? Cioè, nel senso, io non amo vestirmi, ma amo indossare qualcosa che mi rappresenti ogni giorno per come io mi sento. E siccome Valeria, lo sai bene, è esuberante, quindi è tante donne insieme, io ho sempre bisogno di qualcosa che mi rappresenti o che ne rappresenti una parte. E devo dire che in questi abiti che sto mostrando, al di là di questa particolarità di poter scegliere il colore, quindi una gamma di colori incredibile, una scelta proprio ad hoc per ogni donna, quindi
non che le donne, cioè sostanzialmente la differenza è che normalmente le donne devono essere inserite all'interno di un gruppo. Invece qui l'idea è che ogni donna è rappresentata per sé. Ecco una delle nostre modelle. Ciao Daria, amore, benvenuta. No, infatti qua è proprio il contrario, non è la donna che si adatta all'abito, ma la donna che viene a farsi coccolare in atelier deve soltanto prendere degli spunti da quelle che possono essere delle nostre presentazioni ed è poi compito mio, comunque sia, creare l'abito che sia suo. Questo vale per la sposa, questo vale per la cerimonia, questo vale per il prêt-à-porter, anche perché è fondamentale nei minimi dettagli che la persona, e tu lo potrai dire sotto un altro fronte, si senta perfettamente a proprio agio. Io non Certo. stancherò mai di ripetere quello che dico sempre. Il mio successo innanzitutto personale, a livello di orgoglio intendo dire, è quando esce dall'atelier, come avviene ogni volta un abito diverso dall'altro, non è mai uscito lo stesso identico abito, prima cosa. Seconda cosa, io mi sento soddisfatta e contenta quando mi rendo conto che realmente quello è l'abito per la persona, perché quell'abito che io ho da creare è solo uno scrigno che deve far risaltare la bellezza interiore della persona. E questo avviene se la persona in quell'abito si senta a proprio agio, non in altro modo. Chiara, che è una mia cara amica che si è appena collegato, allora prima cerchiamo il fidanzato quello giusto, poi sappiamo già dove dobbiamo andare, o per un evento, cioè tanto trucco capelli sei già a posto, skincare te lo fai da sola, amore, ci mancava l'abito e lo vedi, ti ho portato da chi fa l'abito, non un abito, ma l'abito, ecco. E adesso io ti devo dire, me la sono lasciata in questa carrellata. Mi sono lasciata per ultimo l'abito che io amo, no? E non stiamo parlando di un abito da sposa, o che comunque adesso me lo commenterai tu, ma il mio preferito, eccolo qua. Io adoro questo abito dove si vede infatti così la libellula c'è, la libellula c'è e c'è questo concetto proprio di leggerezza, di aria, proprio meraviglioso. Insieme di varie lavorazioni, questa lavorazione, questa fighettatura delicatissima del corpino con passami, uno spirito di un minimo di grinta nella scollatura all'americana, però di nuovo aggraziata dal collo con questo suo piccolo passaggio in raso. La parte sotto non si vede, ma questa gonna anni 50. Beh, poi, diciamo che non è simile a questo, però ricorda un pochino questa morbidezza, ricorda questa morbidezza, ricorda questa morbidezza. Questa libellula che senza esagerazioni ho proprio voluto passeggiare all'interno della collezione, non necessariamente sempre nello stesso punto, a volte come accessori dei capelli, a volte come cura, a volte come altro taglio, quindi devo dire che qua c'è diciamo classicità con spirito grintoso, Ma che infatti. è uno delle novità anche della nuova collezione, perché comunque nella nuova collezione, questo sia nella cerimonia che poi nella sposa, c'era questa volontà a tutti gli effetti di risottolineare e dire: noi, questi per noi sono i capisaldi e questi rimarranno, però esce fuori adesso anche uno spirito nuovo di Chiara Vitale, uno spirito un po' più strong, un pochettino più moderno, quindi diciamo tradizione e innovazione. Bellissimo, bellissimo, ma infatti questo soltanto sono partita dagli abiti colorati perché tu mi hai dato l'assist per mostrare questi per prima. Però
Però da quello che era l'abito tradizionale, no? Cioè quello che viene visto proprio come il classico abito da sposa, io volevo fare notare anche nelle scollature che sono importantissime, perché alle volte io vedo abiti da sposa meravigliosi, ma con lo stesso tipo di scollatura, che non tengono in considerazione le varie forme del corpo, oltre che del volto, delle donne che lo devono indossare, no? Per cui voglio dire, questo è un abito bellissimo, tradizionale. Qui vediamo, per esempio, un abito che già con questi tagli, già questi deltoidi che emergono, già quel punto vita, crea una clessidra naturale. Il colla cratere che comunque sia ti dà questo slancio e tra l'altro parliamo di un abito corto, quindi ancora di più. Meraviglioso, così come ti devo dire anche questa scollatura che voglio dire diventi subito Charlotte Casiraghi se indossi un abito così, immediatamente sei portata verso proprio noblesse oblige, cioè di un'eleganza incredibile. Come nel Regina, come si chiama anche in questo, Lucilla, come si chiama, ha espresso la sua regalità proprio nell'omerale dove c'è il dettaglio, si vede poco della lavorazione appunto di questo tulle a fregio. Però ecco, l'abito, diciamo così, tradizionale ma con un dettaglio, con la particolarità di un dettaglio. Salvo Meraviglioso. a delle cose invece un pochettino più fuori dalle righe, che sono quelle. Infatti, ti devo dire che, per esempio, per il mio stile grintoso, al di là dell'ultima foto che tu sai, che quello io sono innamorata e quindi lo lascerò per ultimo, però sia a proposito di libellula, no? E sia a livello proprio, ma che cos'è questa tuta? Con questo scollo sexy che però mantiene come al solito con questo aggancio qui. Questa visione del deltoide, Vale, dobbiamo andare da Chiara, va bene. E te l'ho detto, Chiara, lo so, vi chiamate Chiara, sai com'è, sai com'è. Già c'è un'idea di utenti, già vi capite, già vi capite. Cioè, No. l'idea di un abito così, per come sono io oggi, no? Per come sono io oggi, se io dovessi acquistare un abito da sposa che mi rappresentasse, sicuramente sarebbe un abito così. Che mi permette di sentirmi proprio elegantissima, ma come se indossassi un completo che poi io posso riutilizzare. Tra l'altro, Valeria, noi siamo stati tra i primi, questo ancora la bellezza di 4 anni fa, che abbiamo un po' controcorrente lanciato anche il concetto della sposa in pantaloni. Quindi per noi la sposa in pantaloni non è stata una novità di quest'anno, sono diversi anni che la presentiamo in diversi modi. Quest'anno però, proprio sull'onda di quello che ti dicevo prima, di questa voglia di inserire tradizione e innovazione, questa tuta è stata, come si chiama, una vera botta di energia, ok? Peraltro è uscita sulle note di Pretty Woman, con Manuela, la modella che la indossa, che devo dirti la verità, perdonami, ha con questa sua uscita ucciso, perché proprio l'ha interpretata in una maniera, pur con eleganza, ma in una maniera proprio E forte. vedi, e ritorniamo al discorso che dicevo prima, cioè che l'abito, cioè o sei tu che indossi e interpreti l'abito, quindi lo senti tuo, quindi al di là dello stare bene come misure, come forme, te lo devi anche sentire tuo. Perché, per esempio, io che ho una taglia comunque dove più o meno veramente mi posso divertire a indossare qualsiasi cosa. Non è qualsiasi cosa poi quella dove io mi riconosco, ma ci sono chiaramente delle scelte mie personali dove l'abito riesce ancora prima che io apri la bocca oppure che io faccia un gesto a documentare chi sono. Certo, verissimo, verissimo. E tra l'altro questa tuta è piaciuta tantissimo. Chiaramente noi l'abbiamo presentata volontariamente per un discorso di una sposa millennial, anni 2020-2021,
Ma non ti nego che sta riscuotendo tanto, tanto successo anche per un discorso di cerimonia, perché comunque non è una tuta. Alla fine, quando la vedi poi camminare, diventa una tuta abito da sera, quindi di un'eleganza anche Meravigliosa, 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 meravigliosa. è un pochino provocante, ma è un provocante sempre comunque con sobrietà. Molto sempre elegante, ecco, è quella la differenza, no? Perché il sexy può essere chiaramente un sexy elegante, come in questo caso, e poi ci può essere il sexy invece un po' più trash, che per carità, per chi lo ama, va benissimo, Non però. puoi chiederlo a me, lo sai che quello non lo puoi chiedere Appunto, appunto, quindi qui stiamo muovendoci proprio in una nuvola da sogno. E infatti, chiaramente, sempre per accontentare anche le donne, no, che vivono un po' più, Chiara Vitale, se vuoi sentire perfetta in ogni occasione con i tuoi splendidi abiti, le sue creazioni sono eterne. Diana, ti do ragione, Diana, ti do ragione. Dicevo, il prossimo abito che non è il mio preferito, però è un abito, chiaramente, che può accontentare ancora un altro tipo di donna, una donna invece un po' più barocca, secondo me, una donna che si sente appunto di avere veramente un abito che devi avere tanta personalità per indossare un abito così. Descrivici quest'abito che è una cosa incredibile. uno dei due pezzi, diciamo, d'eccezione della collezione, nel senso che hanno questo e l'abito finale, libellula, hanno la loro particolarità è l'estrema, totale pulizia nelle forme, ma l'utilizzo, e tu sai che io a questo ci tengo sempre tantissimo. L'utilizzo in questo caso di un tessuto particolarissimo. Qua stiamo parlando di un broccato lavorato tridimensionale con fili d'oro e d'argento che costruiscono delle rose. Allora, l'abito, tra virgolette, non ha nulla e se mi sente la mia prima mi uccide, ma non è vero che non ha nulla perché ha una lavorazione sotto, ma uno potrebbe dire la forma è pulitissima, ciò che predomina, ciò che dà la forza è questo tessuto È particolarissimo. incredibile, è incredibile. E arriviamo chiaramente al mio preferito, perché abbiamo parlato di libellula. Allora, ragazze, anche adesso, Alessandra che si è collegata, Jessica che sono qui con noi adesso. Ragazze, adesso voglio proprio uno standing ovation per l'abito che sto per presentarvi. Prima ve lo faccio vedere così nel totale, poi vi faccio vedere il particolare. Là, là. Eccolo qua. Questa manica, Chiara, cos'è questa manica? Cos'è? Che voglio dire, c'è cioè, questa versione e vederlo anche così. Tra l'altro, Valeria, questo abito è di una, a parte la manica, è di una semplicità disarmante, nel senso che parliamo di un bellissimo raso di seta, tubino, pulito. Nella parte dietro c'è questo spacco, chiaramente abbastanza profondo, però sempre con i canoni dell'eleganza e tutto quanto, però c'è questa manica che a tutti, devo dire, è piaciuta. E sapessi che storie hanno tutti questi abiti in fase di creazione in laboratorio, perché quella manica nasce poi da prove, a volte anche sbagliate, all'improvviso viene fuori il capolavoro, come a volte è vero, no? Non dall'errore, ma dalle cose che meno ti aspetti. D'altronde, d'altronde voglio dire, dal caos è nato l'universo, no? Non il contrario, quindi è proprio dal caos che si crea tutto ciò che è magnifico nell'universo. E quindi voglio dire, non poteva essere di meno il tuo lavoro, che sei un artista tutto tondo. Io sono abbastanza, devo dirti, una, allora, a parte sognatrice, voglia di realizzare sempre tanto, 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 tanto. E quindi un po' a volte
puoi risultare non caotico, ma un pochettino per gli altri fagocitato, però è quello che ti dà energia, che ti dà la spinta, magari nel momento meno inaspettato, di sbarrare da solo gli occhi e di dire: caspita, ma quello si potrebbe realizzare, si potrebbe fare in questo modo. Quindi è vero, è vero. Infatti Diana scrive che hai realizzato per lei una versione in total black di Verissimo, questa magnificenza. verissimo. Per una serata di gala che aveva, verissimo. No, sono contenta perché, tra l'altro, come hai detto prima anche, la cosa importante di questi abiti è che comunque sia, tante volte, questo lo dicevamo con amiche, con clienti, amiche, perché tante volte poi i clienti chiaramente sono diventate amiche. Il bello dei nostri abiti è che, devo essere sincera, sono senza tempo. E qui lo sottolineo perché mi ha fatto un piacere immenso quando qualche settimana fa è uscita la lettera di Giorgio Armani, che comunque parlava di un ritorno ad una moda comunque più duratura. Io di fatto devo dirti la verità che per me questo è stato da sempre fondamentale. Io sono sempre andata abbastanza controcorrente sul discorso di seguire la moda del momento, seguivo più la mia interiorità, l'ispirazione del momento. E secondo me quando uno comunque ha un discorso di un abito così senza tempo, è vero che uno mi dice: ho magari lo stesso giro di amicizie, non vuol dire niente, passano degli anni, lo stesso abito, prendi. Già il trucco, e tu me lo puoi dire, fa comunque diverso, ma aggiungi l'accessorio diverso, gli fai una minima modifica con qualcosa e quell'abito ti rimane a vita. Rimane a vita. Infatti, Chiara, tra l'altro c'è appunto tra i nostri follower 1234 anyway, ti chiamo così perché non ho il tuo nome, magari ce lo scrivi così ti chiamiamo per nome, che ci chiede a quando un vostro servizio ancora insieme avete creato qualcosa di esplosivo. Stiamo preparando, ci stiamo preparando, presto, 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 ve lo promettiamo. Consentiranno prestissimo. Intanto sicuramente le foto che arriveranno sono spettacolari, spettacolari. Esatto, ci precederà, immagino a maggio faremo uscire questo servizio perché appunto nel momento in cui libereranno un po' alcune categorie forse riusciamo a dare vita finalmente alla pubblicazione del nostro servizio fotografico, quindi a dargli valore e poi nel frattempo potremo elaborare i nostri nuovi progetti e non vedo l'ora. Tengo Valeria ancora una volta, lo sai, ma voglio farlo pubblicamente, a ringraziarti di questa tua voglia a tutti i costi di essermi voluta nella creazione di questo shooting assolutamente particolarissimo. Io ti ringrazio, io posso solo che ringraziarti perché domandare è lecito, rispondere è cortesia. Quindi alla mia domanda, presentata sicuramente bene, è arrivata una risposta che non era per forza dovuta, che non era scontata e quindi te ne sono grata. Quindi ce lo facciamo reciprocamente. E con questo, Chiara, ti saluto perché l'ora ormai si volge in chiusura. Quindi saluto te, ti ringrazio ancora. Dell'ospitalità, grazie a tutti quelli che sono stati presenti, che ci hanno ascoltato, e io spero di poterti avere prestissimo in atelier e magari insieme a te tante delle persone che hanno partecipato a questa diretta, per riuscire a coccolarvi per bene come mi piace fare, tante persone che sono presenti lo sanno. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Mua, Grazie. un bacio enorme. Ciao, ciao Chiara, grazie, grazie ancora. Ragazzi, che dire, è sempre bello stare con persone con cui ti senti bene. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta.
Noi continuiamo domani. Vi ringrazio veramente tutti. Grazie Siria, grazie White Tulipas per cadere la linea. Vi mando un bacio enorme. Ricordatevi che domani parliamo di make-up e di pennelli. Quindi ricordatevi, domani puntiamo proprio allo sguardo. Mi raccomando, a domani. Un bacio.